Barbara Rossan Buonasera a tutti. Allora, in queste tre serate, noi proveremo a raccontare tre dei momenti cruciali della storia del risorgimento. La storia del risorgimento. Oggi non so a che livello si insegna a scuola, però ai nostri tempi si insegnava fin dalle elementari. Era una storia che ci sembrava di conoscere a memoria. I protagonisti li incontriamo a ogni passo nelle nostre vie, che in tutte le città d'Italia sono dedicate a Cavour, a Garibaldi, a Mazzini, a Vittorio Emanuele. E il nostro punto di partenza è un anno che ha talmente emozionato e sbalordito. Tutti quelli che vivevano in Italia e in Europa, che poi per generazioni si è continuato a usare quell'anno come un sinonimo di, di disordine, di novità incredibili. È successo un 48. L'Europa del 48 è un'Europa, come dire, che esce da 30 anni di governo autoritario, monarchie assolute, la restaurazione. La rivoluzione francese è una roba vecchia, finita da tanto tempo, Napoleone è stato sconfitto ed è morto da tanto tempo e dappertutto dominano le monarchie assolute, tranne l'Inghilterra che è un po' speciale, ha il Parlamento, ma nel resto d'Europa non è così. Di colpo la rivoluzione esplode in una città europea dopo l'altra e la rivoluzione a cui la gente partecipa non è una rivoluzione fatta da pochi è una rivoluzione a cui i giovani partecipano ed è una rivoluzione che dappertutto chiede le stesse cose. Vogliamo ecco, chiede delle cose che oggi noi facciamo fatica noi stessi a entusiasmarci, la Costituzione, eh, il Parlamento, le elezioni, i partiti politici, la libertà di stampa. La prima rivoluzione del 48 è nel gennaio in Sicilia. In quella Sicilia che fa parte del Regno di Napoli o delle due Sicilie e, e che non sopporta il govern, di essere governata da Napoli e che quindi è da sempre la zona più turbolenta del Regno di Napoli, i siciliani chiedono semplicemente al re Ferdinando II di Borbone una costituzione con un'autonomia per la Sicilia, dopo che nel febbraio 48 Parigi fa la rivoluzione e proclama la Repubblica e anche a Torino la gente comincia a sollevarsi chiedendo ecco non ancora la Repubblica per fortuna pensa il re Carlo Alberto, però chiedendo la Costituzione. Il 4 marzo del 48 Carlo Alberto concede concede la Costituzione. Però per capire il clima questa parola Costituzione sa troppo di rivoluzionario. E noi la concediamo ma la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo lo statuto libertà di far politica, di associazione, partiti politici, parlamento, elezioni, libertà di stampa chi annusa l'aria ci si butta, Camillo Benso, Conte di Cavour decide che tutto sommato in questo nuovo mondo è ora di buttarsi in politica ma di cose impensabili continuano a succederne in questo 48, perché la rivoluzione scoppia nel cuore della più grande potenza conservatrice del continente, l'impero d'Austria. Il maresciallo Radetzky è un uomo di un'energia e di un'esperienza sbalorditive. Di fronte a questa crisi, sceglie da che parte stare. Non si può cedere. I milanesi sono in piazza, pretendono che i reparti tedeschi e ungheresi si ritirino, pretendono chissà cosa, noi non concederemo niente. Scoppia la rivoluzione davvero, le cinque giornate di Milano. Il 19 marzo Radezchi fa rapporto a Vienna. Cito, la città di Milano è sconvolta dalle fondamenta ed è difficile farsene un'idea. Il carattere di questo popolo... Mi sembra cambiato come per un colpo di bacchetta magica. Il fanatismo ha pervaso ogni età, ogni ceto, ogni sesso. Le Cinque giornate di Milano vuol dire non solo le barricate dove si spara ma vuol dire i morti per le strade, una marea di morti per le strade, vuol dire il giovanotto barbuto che spunta da un angolo con un coltellaccio e sgozza il soldato che è rimasto isolato. Alla fine si conteranno molte centinaia di morti fra i cittadini e 4.000 morti fra i soldati in cinque giorni. L'Ottocento è il secolo in cui... L'idea della patria, della nazione come l'unica cosa che importa e quindi il disprezzo e l'odio per quegli stranieri che vogliono venire a comandare in casa tua sono a un livello che per noi oggi è difficile da immaginare. Dopo cinque giorni il Feldmaresciallo Radezchi abbandona Milano e scrive, questa è la più terribile decisione della mia vita. Il Regno Sabaudo da solo contro l'Austria, abbiamo intitolato così questa conversazione. Di per sé, Carlo Alberto, che dichiara guerra all'impero austriaco, sarebbe una cosa ridicola. L'impero austriaco è sette volte più grande e più popoloso del Regno di Sardegna. Però in quel momento l'impero austriaco è in preda alla rivoluzione. E apparentemente gli altri sovrani italiani sono disposti a dare una mano a Carlo Alberto. Il Granduca di Toscana promette di mandare truppe e manderà qualcosa. Ferdinando di Borbone, re di Napoli, promette di mandare truppe, manderà poi soltanto due battaglioni, a titolo puramente simbolico. Perfino il Papa Pio IX, che anche lui ha fatto buon viso alla rivoluzione e ha promesso di appoggiare la causa della libertà, perfino Pio IX si impegna a mandare truppe. E già tanto portare l'esercito piemontese a fare questa guerra e a innalzare il tricolore che è il simbolo universale in Italia del, del movimento come dire, nazionale, patriottico, ma che fino a un giorno prima era proibito. A quell'epoca c'era un grande dibattito. Si diceva il dibattito fra l'esercito di caserma, detto anche esercito di qualità, oppure l'esercito di quantità. Ve lo spiego entrando un po' nel dettaglio perché bisogna capire chi erano quei piemontesi che si sono trovati a combattere a Goito, a Pastrengo e poi a Custozza. Ecco, chi erano? E chi erano i loro nemici? Gli austriaci. In Austria avevano scelto l'esercito detto di qualità, e cioè non troppi soldati, ma che fanno un servizio militare lungo. Otto anni o dieci anni di servizio militare. Questo vuol dire che il soldato viene strappato alla società civile, la sua casa è l'esercito, suo padre è il capitano, l'esercito crea una specie di mondo a parte, no? E questo alla monarchia assoluta va benissimo. Così l'esercito è fedele solo al sovrano, non ha altri collegamenti, altre fedeltà. E i soldati non sono magari così tanti, ma sono soldati esperti, che conoscono bene il mestiere. L'esercito piemontese ha scelto la strada opposta, l'esercito di quantità, che in effetti è la strada del futuro. Eh? Gli eserciti poi dell'Ottocento e del Novecento saranno questo, coscrizione obbligatoria per tutti. Così anche una piccola potenza come il Piemonte può avere un grosso esercito, però si tirano a sorte tanti soldati perché gli si fa fare solo un anno di servizio militare. Poi si mandano a casa però per 15 anni possono sempre essere richiamati. Capite cosa succede? Quando scoppia la guerra, tutti i soldati che hanno fatto il loro anno negli ultimi 10 anni, 15 anni, li richiami. E quindi di colpo ti trovi un'infinità di soldati. Bellissimo. L'esercito piemontese è un esercito numeroso con pochissimi ufficiali per inquadrare i reparti. E purtroppo avere pochi ufficiali per inquadrare i reparti ha delle conseguenze. Immediate sulla capacità dei reparti. Dal Piemonte fu spinta in Lombardia a marce forzate, una gente staccata appena dagli aratri e dai telai. Un paese contadino e un paese industriale, l'aratro e il telaio. Male ammaestrata nelle armi e arrugginita per i lunghi congedi. Davanti hai un esercito di professionisti, di soldati la cui vita è la caserma. Due parole anche sui comandanti. Dalla nostra parte c'è il re Carlo Alberto. Carlo Alberto ha 50 anni in quel momento. Appartiene a quella generazione della nobiltà piemontese che è cresciuta sotto Napoleone e che è più francese che italiana. Carlo Alberto ha vissuto a Parigi fino a 16 anni. È un militare, a suo modo, ha fatto ancora in tempo a essere nominato tenente da Napoleone. E, e ha combattuto negli anni venti, nella guerra di Spagna, contro i rivoluzionari in quel caso. Eh, però, però non ha mai comandato un esercito. Carducci lo chiamerà, ve lo ricordate, l'italo Amleto, che suona bene, ma vuol dire quello che è sempre lì che si dice, essere o non essere. E cioè, cosa faccio? Lo faccio o non lo faccio? È uno scherzo del poeta, sì, ma la condotta della guerra di Carlo Alberto dimostra che lui era davvero così. E purtroppo in guerra non c'è niente di peggio che essere incerti e adottare le mezze misure. Carlo Alberto dirige l'esercito circondandosi di consigli di guerra. Il consiglio di guerra già Napoleone aveva detto chiaramente: "È un errore, senti pure il parere di tutti, ma poi decidi tu". Dall'altra parte c'è appunto il feldmaresciallo Radetzky Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radez, che a 82 anni ha alle spalle un'epoca, quando era ancora abbastanza giovane, in cui ha comandato divisioni e corpi d'armata in battaglia contro Napoleone. E invece che Carlo Alberto non sa bene cosa fare si vede subito, perché Carlo Alberto dichiara guerra il 23 marzo, l'ultima delle cinque giornate di Milano. A Milano fremono, loro da soli hanno cacciato Radetzky. Sono lì, aspettano che arrivino i piemontesi, non c'è notizia dei piemontesi. Il tema, l'avete capito, è passare i fiumi. Basta pensare a come è fatta la pianura padana, no? Se tu sei a nord del Po, vai avanti verso oriente e ogni giorno ti trovi un fiume davanti. Hai passato il Ticino, c'è l'Adda, hai passato l'Adda, c'è l'Oglio, hai passato l'Oglio, c'è il Mincio. E ogni volta devi trovare i ponti, ecco, è tutto faticoso, ma. Tra il 6 e il 7 aprile, l'esercito piemontese passa Loglio. Passato Loglio, ci si trova in un paese quasi sconosciuto. Qui viene fuori anche l'impreparazione. Non ci sono carte geografiche. Non ci sono carte della Lombardia oltre Loglio e del Veneto. Per cui, bisogna andare a Tentoni. E in giro c'è la cavalleria austriaca. In guerra, se tu sei il più debole, come in questo caso Radetzky. Trovi una posizione difensiva, stai fermo lì e aspetti. Il guaio è se sei il più forte. Se sei il più forte devi fare qualcosa. E fare qualcosa vuol dire decidere cosa fare. Mentre a Milano l'impero e gli austriaci sono odiati, mentre in tutto il milanese fino a Cremona la popolazione locale è insorta, più a Oriente la popolazione locale non insorge. A un certo punto arriva notizia che a Mantova i patrioti stanno preparando l'insurrezione. E poi invece il vescovo predica la calma, Radezchi rafforza la guarnigione, Mantova non insorge. A questo punto i piemontesi si fermano sul Mincio e si dicono: vabbè, in mancanza d'altro, assediamo Peschiera, ci vorrà del tempo, bisogna far arrivare i cannoni pesanti dal Piemonte. Ebbene, eh che fretta abbiamo? Intanto assediamo Peschiera, prima o poi la prenderemo, sarà una vittoria, quattro fortezze del quadrilatero, ne avremo presa una e poi passiamo alla seconda. Il generale Nugent ha raccolto truppe in Friuli, ha concentrato un nuovo esercito a Gorizia, ha reclutato truppe in Croazia e adesso si sta mettendo in marcia per venire verso occidente a rafforzare Radeschi a Verona. Il 28 maggio Radetzky è a Mantova. In 18 ore ha percorso a piedi 35 km e passato il mincio. Quando vuole si muove veloce. D'altra parte devi fare così: se tu ti muovi veloce, prima che quegli altri abbiano capito cosa succede, sei già alle loro spalle. Sta per passare alle loro spalle, si imbatte nella divisione toscana, schierata fra due paesini che poi naturalmente in Italia sono diventati famosi, Curtatone e Montanara. Tecnicamente è una catastrofe, la divisione toscana viene spazzata via, messa in rotta, fugge fino a Brescia, da dove non parteciperà più ai combattimenti, i superstiti dico. E a questo punto la grande manovra di aggiramento di Radetzky si è fermata. Carlo Alberto... Ha capito finalmente cosa succede e riesce a far affluire abbastanza truppe. Il giorno in cui Radetzky attacca davvero, i piemontesi sono lì che lo aspettano, a Goito, sul Mincio. E questa è la battaglia di Goito. Delle battaglie napoleoniche o di queste battaglie del 48 noi sappiamo abbastanza bene, grosso modo, le perdite subite da questi eserciti. Le perdite subite da questi eserciti sono la dimostrazione di quanto accanitamente si è combattuto. L'idea che un esercito in un giorno di combattimento perda un quarto di tutti i suoi uomini è qualcosa che non succederà mai più, neanche nella prima guerra mondiale o nella seconda. Nelle battaglie napoleoniche succedeva così. Tenete a mente queste percentuali, 20-25%. Il 30 maggio Radetzky attacca i piemontesi a Goito, li trova preparati, attacca ancora, poi decide che è inutile, non si sfonda, perciò si ritira. Le perdite dell'esercito di Radetzky in questa disfatta di Goito sono state di 45 morti e 260 feriti su 24.000 uomini impegnati, l'1%. Non puoi mandare i soldati a farsi ammazzare troppo, neanche gli austriaci che pure sono professionisti. Quando il tuo esercito ha perso l'1%, il comandante si dice: Meglio non insistere. Peschiera si arrende. E le truppe acclamano Carlo Alberto gridando Viva il re d'Italia! E mentre lui è sedia a Venezia, Carlo Alberto non fa niente e sta fermo sul mincio. Passa un mese. Il re di Napoli ritira anche quei due battaglioni che aveva mandato. Tanto ormai si è capito. Adesso i piemontesi sono davvero soli. Per rimediare si cerca di mettere insieme un esercito milanese. Non c'è tradizione, non c'è abitudine, però si cerca di farlo. Il governo provvisorio recluta soldati. Chi recluta gli ex soldati austriaci in congedo? E va bene. Bisogna vestirli. Non abbiamo divise, ma ci sono le vecchie divise austriache nei magazzini. Usiamo quelle. Il 4 luglio arriva al comando di Carlo Alberto il generale Garibaldi, venuto di corsa dal Sud America, dove è già celeberrimo, per offrire la sua spada alla causa nazionale. Lettera di Carlo Alberto al ministro della guerra. Ho concesso oggi udienza al celebre generale Garibaldi, il quale Garibaldi dice: Il re ci ha offerto l'aiuto suo e anche di volontari che recluterebbe lui. Gli antecedenti, dice il re, di questi signori, e specialmente del sedicente generale, il suo famoso proclama repubblicano, ci rendono assolutamente impossibile accettarli nell'esercito si potrebbe forse dar loro un sussidio purché si tolgano dai piedi. E Radezchi, sistemato il Veneto, raccoglie nuove truppe e viene avanti. Il 22 luglio arriva a contatto con i piemontesi, sempre distesi lungo questo lunghissimo fronte, va a cercare un posto dove c'è un buon passaggio per il Mincio, sì, un posto che si chiama Custozza. A questo punto Carlo Alberto manda a chiedere un armistizio. Radetzky dice: Facciamo l'armistizio se vi ritirate dietro Ladda. La ritirata dietro Ladda permetterebbe di salvare Milano, col senno di poi sarebbe stata una buona idea. Carlo Alberto si impunta: No, è troppo, continuiamo a combattere. Ma il suo esercito si sta sfasciando, i soldati disertano e gli austriaci vengono avanti. A questo punto, due possibilità: o si torna a casa o si va a Milano. Carlo Alberto decide di andare a Milano. Dove però le cose si mettono malissimo. I milanesi avevano acclamato Carlo Alberto, che portava la guerra contro il nemico e poteva buttare fuori gli austriaci dall'Italia. Questo Carlo Alberto sconfitto, ai milanesi non piace per niente. La popolazione lo accoglie con estrema freddezza. E però, il primo giorno in cui Ardeschi attacca, il 4 agosto, i piemontesi cominciano a essere a mal partito e Carlo Alberto, un'altra volta, chiede l'armistizio. E offre a Radetzky Milano in cambio della possibilità di ritirarsi in Piemonte con l'esercito. Milano suona le campane a martello per chiamare il popolo all'insurrezione, ma l'insurrezione rischia di rivolgersi contro Carlo Alberto, il quale è venuto in città e si ritrova assediato in Palazzo Greppi dalla folla furibonda. Che lo reclama e che probabilmente se gli mettesse le mani addosso lo appenderebbe a un lampione. Poi alla fine, a forza di mediare, si riesce a evitare il peggio. I bersaglieri arrivano a prendere Carlo Alberto, lo portano fuori e l'esercito si ritira in Piemonte e Radetzky entra a Milano. A Vienna, Johann Strauss comincia a comporre un nuovo brano musicale per celebrare la meravigliosa vittoria che l'esercito imperiale ha conseguito in Italia. La prima, Sarà già il 31 agosto a Vienna, ha composto a tempo di record, in tre settimane ha composto la marcia di Radeschi. Grazie.